Buongiorno, buongiorno. Guardate, finalmente a casa mia. Spacchettiamo insieme. Cosa sarà? Lo aspettavo da tempo. Adesso lo proviamo insieme. Guardate. Eccolo. Il pelapatate. Felicissima di averlo in casa mia. Wow, eccolo. Adesso lo sciacquo e lo proviamo insieme. Ecco, appena lavato il pelapatate. Adesso lo proviamo insieme per la prima volta. Allora. Vai incastrato all'interno del boccale sulle lame. Eccolo. Quindi questo funge da coprilame e pelapatate. Adesso, siccome non ancora abbiamo la modalità su bimbi, lo faremo in modalità manuale. Allora, ci vorranno 600 g di acqua, 800 grammi di patate. Bellissimo. Io adoro le patate, ma non le faccio spesso perché la cosa che più odio è pelarle. E quindi con questa modalità adesso è perfetto. Ok, allora vi faccio vedere. Abbiamo messo dentro 800 g di patate, 600 g di acqua, posizioniamo il misurino. Sempre in modalità manuale mettiamo 4 minuti. Allora, porta velocità 4, solo che dobbiamo pian piano aumentare la velocità, quindi partiamo dall'1 fino ad arrivare piano piano alla velocità 4. Eccolo. Ci vediamo fra un po', vediamo insieme il risultato. Eccoci pronti. Speriamo di non fare una brutta figura perché lo sto provando per la prima volta in diretta con voi. Ecco. Andiamo a scolare. Ecco. Esperimento riuscito perfettamente. Ecco qui. Proviamo a sciacquare le nostre patate. Wow! Ragazzi, è magnifico. Ma la cosa più bella è che quando andiamo a pelarle con il coltello, andiamo a togliere molto della patata, non solo la buccia, andiamo a togliere anche la parte che potremmo insomma utilizzare per cucinare, per mangiare. Invece così viene tolta soltanto la buccia e quindi c'è anche meno spreco. Risultato ottimale, non avevo dubbi. I love you, bimbi. Grazie. Ci vediamo dopo per una prossima ricetta. Oggi è sabato, sono a casa, quindi sicuramente preparerò qualcosa di buono. Ciao ciao, a dopo!